Milan Nazionale a salutare l'ingresso delle squadre in campo. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal campo Francesco Sanna di Nuoro. Inizia oggi la Serie A1 del campionato italiano di softball con la sfida tra la Nuoro Softball targata Banco di Sardegna e l'Enyox Team Saronno. Tra poco un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa di Enrico Obletter, ex manager della Nazionale Italiana, e Bill Holberg, tecnico della Nazionale di Baseball. Ancora qualche minuto e dovrebbe essere chiamato questo minuto di silenzio per commemorare la memoria di questi due tecnici del softball e del baseball. Intanto vediamo entrare in campo il socio fondatore della Nuoro Softball, Tottoni Sanna, con il presidente Salvo Di Stefano, che consegneranno un mazzo di fiori alla signora Giovanna Palermi, la moglie di Enrico Obletter. Cerimonia che probabilmente verrà fatta in un secondo momento, magari all'inizio della prossima partita. Intanto inizia la gara con il lancio. Ecco, si trattava solo di una prova, quella di Paola Cavallo. Adesso viene chiamato il minuto di silenzio. È stato fino a poco tempo fa, proprio prima di lasciarci, è stato il tecnico della Nazionale Italiana di Softball, che ha concesso e che ha fatto in modo che la Nazionale potesse essere tra le partecipanti alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Quindi un minuto di raggiungimento in loro ricordo. Applauso delle due squadre in campo per Enrico Obletter. Come sottolineato dallo speaker della Nuoro Softball, ha svolto un ruolo determinante affinché il softball tornasse a essere disciplina olimpica ai prossimi giochi di Tokyo del 2021. La consegna del mazzo di fiori da parte di Tottoni Sanna e Salvo Di Stefano alla signora Giovanna Palermi. E siamo pronti per l'inizio di questa gara. Ricordiamo
valevole per la prima giornata del campionato di Serie A1 di softball edizione 2021, massimo campionato che vede nuovamente protagonista la Nuoro Softball targata Banco di Sardegna dopo due anni di assenza. Vediamo Paola Cavallo nel ruolo di lanciatrice in pedana come battitore la numero 51 Alessandra Rotondo per la Inox Team Saronno. Iniziano ufficialmente le ostilità. Primo strike effettuato da Paola Cavallo, secondo lancio. Secondo strike per Paola Cavallo, poi andremo a leggere quelle che sono le scelte dei due tecnici. Ma Cavallo, palla respinta. Primo ball a seguito di questa respinta di Alessandra Rotondo. Ancora Cavallo, secondo ball, due ball e due strike in questa prima giocata. E spinge Rotondo oltre la rete di recinzione. Lancio che dovrà essere nuovamente effettuato. Va Cavallo! Ed è il terzo strike, primo battitore eliminato. Sul punto di battuta arriva la numero 24 Fabrizia Marrone per l'Inox Team. A Cavallo, vediamo la decisione dell'arbitro, è ball, primo ball. Stavolta mette a segno il primo strike Paola Cavallo. Palla respinta, attenzione perché la palla raggiunge gli esterni, c'è da coprire terza base, riesce a farlo Nuoro ma ha guadagnato due basi Fabrizio Marrone con questa respinta. Ha messo in difficoltà la difesa di Nuoro. E adesso sul punto di battuta c'è la numero 31 Andrea Filler. Queste le prime scelte della panchina di Saronno. Le altre giocatrici schierate sono
Milagros Losada con il numero 5, Priscilla Brandi con il 35, con il 14 Giulia Longhi, con il numero 22 Brittany Abbacerli, con il numero 13 Sara Brugnoli, con il numero 38 Valeria Bettinsoli e con il numero 28 Alice Nicolini. Invece queste le scelte di Tatiana Lorenzo per quanto riguarda Nuoro, con il numero 18 Melixel Blessa e Scrice, con il numero 9 Paola Cavallo che vediamo in piattaforma di lancio, con il numero 5 Giulia Cocco, con il numero 8 Sofia Greganin, con il numero 92 Mayra Liori, con il numero 4 Virginia Martini, numero 21 Erika Piras, numero 7 Eliska Thompsonova, con il numero 6 Manoa Weigertz e con il numero 15 Giada Zidda. Tanto uno strike e due ball in questa azione di gioco. A cavallo, palla respinta oltre la linea. Due strike, due ball e un out. Ancora a cavallo. Altro strike, altro ball, viene segnalato ball a Paola Cavallo, il terzo. Va a cavallo, viene respinta la palla, attenzione perché il pallone è fuori campo e dunque due punti per la Inox Team Saronno con le due giocatrici in campo che possono avanzare fino a casa base. Arrivano i primi due punti per la squadra ospite. Imbattuta per Saronno, la numero 5 Milagros Losada, una sola giocatrice eliminata da Nuoro in questo primo inning in cui Saronno ha già messo a segno due punti. A cavallo, palla respinta e può guadagnare la prima base Losada, che non ha minimamente pensato a una corsa in seconda perché la palla nel frattempo è stata intercettata dalle giocatrici barbaricine sul punto di battuta Priscilla Brandi. Con Losada appunto in prima base. Primo strike. Ancora a cavallo. Stavolta è ball. Palla troppo alta questa servita da Paola Cavallo in questa azione. Ancora a cavallo, palla respinta fuori. Secondo strike. A rischio eliminazione Priscilla Brandi, che stavolta invece respinge e guadagna la prima base Brandi, poi si ferma Losada in seconda. A buon gioco anche in questo caso la Inox Team Saronno.
con Giulia Longhi in battuta. L'incitamento delle compagne per Paola Cavallo. Ball in questo caso. Troppo bassa stavolta la traiettoria disegnata dalla giocatrice milanese. Stavolta Longhi respinge. C'è il primo strike. Un ball e uno strike. Altro ball. Secondo strike. Ancora l'incitamento delle compagne di squadra di Paola Cavallo. Vediamo in campo tra le altre Erika Piras, quindi la numero 4 Virginia Martini. Abbiamo la numero 6, dicevamo, Manoa Weigers. La numero 15, Giada Zidda, nel ruolo di interbase. Terzo ball per Paola Cavallo. E adesso si decide tutto, perché o sarà terzo strike, dunque battitore eliminato, oppure arriverà il quarto ball che consentirà a tutte le giocatrici di Saronno in campo di avanzare di una postazione. Palla oltre la recinzione, dunque si dovrà ripetere. Va Cavallo, Longhi respinge e può partire ancora la squadra ospite con due giocatrici che raggiungono casa base, mentre proprio Giulia Longhi arriva in seconda. Altri due punti per Saronno. E siamo sul punteggio di 4-0 con la numero 22 Brittany Abbacerli sul punto di battuta. Primo strike. Va ancora Cavallo. Secondo strike. Va Cavallo, altra respinta e
raggiunge casa base anche la numero 14 Giulia Longhi, si ferma in prima Brittany Abacerli e c'è il quinto punto per la Inox Team Saronno, che ha iniziato decisamente bene questa prima partita qui al campo Francesco Sanna di Nuoro, prima giornata del campionato di Serie 1 di softball. Tanto squadra di casa a colloquio con il coach Tatiana Lorenzo. Effettivamente non un buon approccio alla gara. Va a caricare le sue giocatrici il tecnico cubano della Nuoro Softball. E adesso in battuta Sara Brugnoli. La prima giocata sempre buona per Paola Cavallo, che guadagna il primo strike. Ancora Cavallo. Vediamo cosa hanno deciso gli arbitri. Si tratta di secondo strike. Ancora Cavallo contro Sara Brugnoli. Stavolta è ball per Paola Cavallo. Altro lancio, pallone respinto. Oppure di fare gli stessi punti o anche qualcosa in più di quelli fatti dalla squadra ospite, che ha avuto un grande inizio di partita. Il tabellone recita Saronno 5, Nuoro 0. Squadra di casa tutta in panchina ad ascoltare le indicazioni del coach Tatiana Lorenzo. La prima ad andare sul punto di battuta per Nuoro è la giocatrice ceca Eliska Thompsonova con il numero 7. A seguire dovrebbe essere
Poi la volta del numero 15, no, della numero 18 della squadra barbaricina, Merichel Blessa Escrice, giocatrice catalana. Sale l'incitamento della panchina della squadra di casa in questo difficile avvio. Qui va il primo lancio di Alice Nicolini ed è un ball. Va ancora Nicolini, dovrebbe essere di nuovo ball, il secondo. La respinta di Thompsonova, vediamo se riesce ad arrivare in seconda base, si accontenta. Viene eliminata Eliska Thompsonova, quindi prima giocatrice eliminata per Nuoro. Ha cercato di raggiungere addirittura la seconda base e prima che questo potesse avvenire Saron è riuscita a far tornare la palla in prima. La palla è stata presa al volo, mi suggeriscono dalla regia, e quindi vanificata l'azione della giocatrice cieca. Intanto Blessa sul punto di battuta, la situazione sul tabellone recita 2 strike e 1 ball. Chiediamo scusa per la distrazione, effettivamente le palle intercettate al volo non fanno testo e anche Blessa è stata eliminata. Intanto ha chiuso bene la difesa di Saronno in questo caso, lanciando in prima base prima che la giocatrice catalana potesse raggiungerla. Quindi 2 giocatrici eliminate e sul punto di battuta per Nuoro la giocatrice olandese Manoa Weigersen. Primo lancio di Nicolini e ball. Ora Nicolini, stavolta dovrebbe essere strike, così è. Secondo ball in questa azione per Nicolini. Stavolta è strike, 2 strike e 2 ball, 2 giocatrici eliminate. A Nicolini ed è il 3° strike, si chiude così il primo inning con Saronno avanti per 5-0.
padrone di casa in campo, si preparano a disputare il secondo inning. Loro softball oggi in maglia bianca, come presentata stamattina in conferenza stampa, la particolarità della maglia della squadra sponsorizzata Banco di Sardegna sono i versi di Grazia Deledda impressi nelle casacche della formazione barbaricina, un omaggio per i 150 anni dalla nascita del premio Nobel, nata a Nuoro, unica donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura in Italia. L'omaggio a Grazia Deledda della Nuoro Softball. Inizia adesso il secondo inning con Cavallo in pedana di lancio, mentre alla battuta Alessandra Rotondo con il numero 51. Primo strike. Va ancora a Cavallo, stavolta dovrebbe essere ball. Troppo bassa la traiettoria disegnata da Paola Cavallo, così è. Primo ball. Va a Cavallo, secondo ball. Arriva il terzo ball per Paola Cavallo. Va Cavallo, respinge Rotondi, vediamo se riesce ad arrivare in prima base. Non è così. Prima giocatrice eliminata, Alessandra Rotondo. In pedana Fabrizia Marrone per la Inox Team Saronno. Va Cavallo. Primo strike. Ball in questo secondo lancio di Paola Cavallo. C'è la respinta, palla che esce oltre la linea di recinzione, secondo strike. Cavallo contro Marrone, va Cavallo, Marrone respinge, guadagna abbastanza agevolmente la prima base, si ferma lì. Prima base guadagnata per Fabrizia Marrone, arriva Andrea Filler, dovrebbe essere lei con il numero 31 sul punto di battuta. Primo strike. Per Paola Cavallo. Stavolta invece ball. Oh!
Secondo ball, lancio fuori misura per Paola Cavallo. Attenzione perché qui la palla viene respinta e poi si accontenta della terza base Fabrizia Marrone. Ancora Filler sul punto di battuta, mentre Marrone è riuscita a guadagnare due basi, si è portata in terza. A Cavallo, qui c'è la respinta e Marrone dovrebbe guadagnare casa base, così è. Filler va in prima e Saronno realizza un altro punto. Il primo di questo inning che porta il risultato sul 6-0. Milagros Losada sul punto di battuta. Palla respinta, attenzione perché Losada può guadagnare la prima base, viene eliminata se non andiamo errati Milagros Losada, mentre è riuscita ad avanzare di una postazione Filler. No, Losada è riuscita a guadagnare la prima base. Due giocatrici in campo e una sul punto di battuta per la Inox Team Saronno. Priscilla Brandi alla battuta. Primo ball. Gioco che può riprendere, qui la respinta. Di Priscilla Brandi, ma oltre le linee. Tabellone che continua a recitare uno strike e un ball. Va a Cavallo, palla colpita ma non ribadita in campo da Priscilla Brandi, e secondo strike, a rischio eliminazione la numero 35 di Saronno, una sola giocatrice eliminata per la squadra lombarda che si trova in vantaggio con il punteggio di 6-0. Ma Cavallo, la palla resta in campo, poi vediamo che Cavallo non lancia nella zona di Martini che non riesce a tenere la palla e quindi una base guadagnata per Priscilla Brandi, mentre Milagros Losada ha guadagnato la terza e in battuta c'è Giulia Longhi. Secondo punto realizzato nel frattempo da Saronno.
primo ball per Cavallo nel confronto con Giulia Longhi. Stavolta è strike. Ball. Altro lancio di Paola Cavallo. La respinta. Arriva il secondo strike. Ancora Cavallo, arriva il terzo ball, decisivo dunque quest'ultimo lancio per Paola Cavallo, sarà terzo strike o quarto ball. Va Cavallo! Che riesce a eliminare la seconda giocatrice, eliminata dunque Giulia Longhi. Primo strike per Paola Cavallo. Primo ball. Andiamo alla decisione degli arbitri, è secondo strike. Vediamo se Paola Cavallo riuscirà a chiudere il gioco d'attacco di Saronno. Arriva il secondo ball. Andiamo ancora a Paola Cavallo, mentre sul box di battuta c'è la numero 22 a Bacerli.
ancora un nulla di fatto, restano due strike e due ball. Il lancio di Paola Cavallo viene salutato dall'urlo di gioia delle sue compagne di squadra. E secondo inning che per Saronno si chiude con due punti. Adesso spetta a Nuoro andare sul punto di battuta. Due giocatrici mandate in casa base dalla squadra ospite. 7-0 il punteggio a favore delle Lombarde, che confermano di essere una squadra molto forte, l'anno scorso finalista scudetto, con l'ambizione di provare anche quest'anno a conquistare il tricolore, con concorrenza assolutamente agguerrita, iniziare dalle campionesse d'Italia del Bollate. Si prepara sul box di battuta per Nuoro la numero 4 Virginia Martini, lanciatrice di Saronno è sempre Alice Nicolini. Primo strike. Primo ball stavolta segnalato alla numero 28 di Saronno. Secondo ball, uno strike e due ball fino a questo momento. Guadagna una base Virginia Martini. E sul box di battuta vediamo la numero 21, Erika Piras. Si trattava del quarto ball che ha portato Martini in prima base, non era stato segnato sul tabellone. Fugato ogni dubbio l'arbitro, intanto pallone respinto da Piras, battuta da Erika Piras. Che viene eliminata per Nuoro. Adesso sul box di battuta c'è la numero 8, Sofia Gregnanin. Primo ball.
secondo ball. Va Nicolini, stavolta è strike, il primo. Respinge Gregnanin, vediamo se riesce a guadagnare la prima base. Dovrebbe essere buona l'azione della numero 8 di Nuoro, ma nel contempo è stata invece eliminata la numero 4 Virginia Martini, che non è riuscita a raggiungere per tempo seconda base. Dunque due giocatrici eliminate e avvicendamento sostanzialmente nella prima base con Gregnanin, che è riuscita ad avanzare. Intanto Mayra Liori sul box di battuta, numero 19. Uno strike e un ball, i primi due lanci. Ancora ball, il secondo. Secondo strike, a rischio eliminazione adesso Mayra Liori, mentre vediamo prepararsi anche la numero 15 Giada Zidda. Va a segno il lancio di Nicolini, eliminata Mayra Liori e si chiude anche il secondo inning. Parziale di 2-0 che porta il risultato sul 7-0 a favore della Inox Team Saronno. Dimmi quando rientriamo. Nuoro softball in campo al gran completo per l'inizio del terzo inning. Paola Cavallo, come di consueto, nel ruolo di lanciatrice, mentre sul box di battuta Sara Brugnoli per la squadra lombarda. Primo strike in questo primo lancio. Va ancora a Cavallo, impressione che stavolta dovrebbe essere ball in questo caso. Ottima battuta quella di Brugnoli, ma la palla esce di lato rispetto
al campo di gioco. Due strike e un ball. A rischio eliminazione Sara Brugnoli, che riesce a battere molto bene, a guadagnare la prima base. Si accontenta sostanzialmente Sara Brugnoli, che viste le difficoltà degli esterni della Nuoro Softball poteva forse approfittarne per raggiungere la seconda base. Resta in prima la numero 13 e adesso sul box di battuta c'è Valeria Bettinzoli. Primo strike. Andiamo, secondo lancio di palla a cavallo. Stavolta è ball. Secondo ball. L'incitamento delle compagne per Paola Cavallo. Secondo strike. Nulla di fatto in questo lancio per Paola Cavallo, né strike né ball. Ancora due ball e due strike. Parte il cavallo. Alla respinta oltre la recinzione, non lontana dalla nostra postazione. Si resta nella situazione di due ball e due strike. Situazione che per ora non si sblocca. Allora, attenzione! Arriva il terzo strike.
e l'eliminazione per Valeria Bettinsoli. Sul box di battuta Alessandra Rotondo con il numero 51. Primo strike. Arriva la battuta intercettata dalla difesa nuorese. Eliminata anche Alessandra Rotondo, che non ha raggiunto per tempo la prima base. E sul box di battuta Fabrizia Marrone. Due giocatrici eliminate per Saronno. Primo ball su questo lancio di Paola Cavallo. Nell'azione precedente dobbiamo dire che hanno chiuso molto bene in tandem Weigertz e Martini, vanificando il tentativo d'attacco della Inox Team Saronno. Ancora a Cavallo, qua la respinta che dovrebbe valere un fuoricampo di Fabrizia Marrone, che attraversa tutte le basi e mette a segno un altro punto per Saronno. Punteggio che cambia nuovamente, 9-0 Saronno. Si fa sempre più difficile per la Nuoro Softball, a cui il calendario ha riservato all'esordio uno dei avversari più complicati. Parte ancora Paola Cavallo. Primo strike. Sul box di battuta c'è Andrea Filler. Due ball, uno strike, due giocatrici eliminate e due punti realizzati da Saronno in questo terzo inning. Secondo strike. Situazione che non cambia, sempre due ball e due strike. Terzo ball, diventa adesso decisivo quest'ultimo lancio.
Batte molto bene la numero 31 Filler, che guadagna anche la seconda base, quindi la terza. Altro punto per... No, non c'è un altro punto per Saronno. Ancora Filler sul punto di battuta, avevamo avuto un'impressione sbagliata. Stavolta la battuta di Filler è dentro il campo. Adesso diventa molto difficile per Nuoro. Impedire alla numero 31 di avanzare. Si accontenta della terza base Andrea Filler. Non se l'è sentita di raggiungere casa base. E non manca l'ironia del tecnico della squadra ospite sulla velocità della sua giocatrice, che ha preferito non raggiungere casa base. Intanto qui c'è il fuoricampo di Milagros Losada, quindi stavolta Andrea Filler arriva in casa base, ma ci arriva anche la numero 5, che viene accolta festosamente dalle sue compagne di squadra. 11-0 il punteggio. Gioco fermo con Tatiana Lorenzo, che va a catechizzare le sue giocatrici, in particolare Paola Cavallo. E attenzione, perché a questo punto non siamo molto lontani da quella che è la manifesta superiorità, ossia di una chiusura anticipata delle ostilità. Lo scarto deve essere di 20 punti al terzo inning e di 15 al quarto. Il risultato in questo momento recita: Saronno 11, Nuoro 0. Due giocatrici eliminate per la squadra lombarda. Tanto cambia lanciatore Tatiana Lorenzo. Entra la numero 34 Pirisinu. Uno dei prodotti, dei tanti prodotti del vivaio nuorese. Sono tante le giocatrici lanciate in questi decenni di attività qui in via Manironi al campo Francesco Sanna. Primo lancio per Pirisinu. Abbiamo la numero 35 Priscilla Brandi sul box di battuta. Uno strike e un ball in questi primi due lanci. La battuta di Brandi, il fuoricampo, altro punto.
ed esce dalla panchina il comitato d'accoglienza anche per Priscilla Brandi, che realizza il 12° punto per la Inox Team Saronno. Va Pirisinu, ball. È certo che non deve essere facile nemmeno dal punto di vista psicologico, con uno svantaggio del genere per la Nuoro Softball Banco di Sardegna. Tanto la battuta della numero 14, Giulia Longhi, che si accontenta della seconda base. Ed è pronta a entrare anche Brittany Abacerli. Ancora una volta un'incertezza sugli esterni per la squadra di casa. Pirisinu contro la numero 22, Brittany Abacerli. Pirisinu a colloquio con l'arbitro. Ancora qualche secondo prima della ripresa del gioco. Primo strike. Va ancora Pirisinu, secondo ball, due ball, uno strike, ricordiamo due giocatrici eliminate, sono 5 finora i punti realizzati dalla Inox Team Saronno. Tanto qualche problema con una vespa forse per Anna Pirisinu. La battuta di Abacerli, intanto arriva in casa base Giulia Longhi. Abacerli si ferma in seconda base, un altro punto per Saronno, 13-0. Box di battuta abbiamo numero 26, se non andiamo errati, una new entry per Saronno. Intanto
Seguiamo questa azione che porta in casa base Brittany Abbacerli. No, non la porta in casa base perché la palla ovviamente è stata intercettata al volo, quindi eliminata la nuova entrata, dicevamo, la numero 26, se non abbiamo visto male. No, la numero... Forse si trattava della numero 28 Nicolini. Comunque, eliminata, si chiude questo turno d'attacco per Saronno, un turno particolarmente proficuo con 6 punti realizzati, parziale di 13-0. E adesso Alice Nicolini si prepara nel ruolo di lanciatrice con le sue compagne schierate nel diamante del Francesco Sanna. Mentre per Nuoro la prima ad andare sul box di battuta dovrebbe essere Giada Zidda con il numero 15. Inizia il turno di battuta anche per Nuoro, come detto Giada Zidda sul box di battuta, il primo lancio è uno strike per Alice Nicolini. Stavolta invece ball, uno strike e un ball, vediamo se Nuoro riuscirà a fare i primi punti di questa partita. Palla troppo bassa e altro ball, uno strike e due ball. Ancora Nicolini, Zidda non riesce a controbattere. Secondo strike. Ancora Nicolini contro Zidda. Batte Nicolini e poi elimina Zidda intercettando la palla e lanciandola per la numero 35 Priscilla Brandi che presidiava la prima base. Eliminata Giulia Zidda e in battuta adesso c'è Giulia Cocco con il numero 5. Il primo lancio è un ball. Primo strike. Indicazioni dagli allenatori per Giulia Cocco, secondo strike intanto, e a rischio eliminazione la numero 5 della Nuoro Softball. Secondo ball dopo questo lancio di Alice Nicolini. Nulla di fatto, si resta su due strike e due ball. Sì.
Si resta ancora su due strike e due ball, una giocatrice eliminata per Nuoro. Arriva il terzo strike a eliminare Giulia Cocco. Si presenta sul box di battuta Eliska Thompsonova con il numero 7. Due ball, i primi due lanci di Alice Nicolini con Eliska Thompsonova sul box di battuta. Stavolta invece è strike il primo. Non è palla respinta e vediamo se ha raggiunto per tempo la prima base. Non è così, eliminata anche Eliska Thompsonova e dunque si chiude anche il terzo inning con il parziale di 6-0, risultato totale che dice 13-0 a favore di Saronno e viaggiamo sul filo della manifesta superiorità. Vediamo come andrà a finire il quarto inning con la squadra di casa che si ripresenta in campo con tutte le sue effettive. Rientriamo per il quarto inning dal campo Francesco Sanna di Nuoro, prima giornata del campionato di Serie A1 di softball, con l'incontro tra la Nuoro Softball e la Inox Team di Salerno. 13-0 il punteggio dopo i primi tre inning, superiorità abbastanza netta della squadra ospite. Tanto Nuoro conferma Anna Pirisinu come lanciatrice. Il suo primo tentativo è un ball. Piana, piana.
ancora un ball per Anna Pirisinu. Arriva il primo strike. Intanto questa palla non viene intercettata dalle giocatrici di Nuoro, ma era nel frattempo finita out, quindi nulla di fatto. New entry per quanto riguarda Saronno nel box di battuta, c'è Agnese Pietroni. Secondo strike intanto segnalato, sono tre invece i ball. Qui c'è la respinta di Pietroni, arriva a intercettare questa palla volante Virginia Martini, arriva la prima eliminazione per Saronno. Lascia il campo Agnese Pietroni e sul box di battuta c'è Alessandra Rotondo, prima giocatrice eliminata dunque per Saronno. Tanto il lancio di Pirisinu è un ball, troppo bassa la palla lanciata dalla numero 34 di Nuoro. Qui invece ottima la battuta di Alessandra Rotondo, un fuoricampo che regala il primo punto di questo inning a Saronno. Tutte fuori dalla panchina per festeggiare la numero 51 che raggiunge casa base. E punteggio che recita 14-0. Fabrizia Marrone sul box di battuta. Va Pirisinu e mette a segno il primo strike. È buono anche questo lancio di Anna Pirisinu che vale il secondo strike. Alto stavolta il lancio di Pirisinu. Arriva il primo ball. Non viene segnalato sul tabellone. Qui Marrone respinge oltre la recinzione e arriva un altro punto per Saronno con Fabrizia Marrone. Festeggiano le ragazze in casacca azzurra. 15-0. E adesso è la volta di Arianna Nicolini in battuta. Ha
eliminata la numero 3 di Saronno. Stavolta ha difeso bene Nuoro. Milagros Losada sul box, due giocatrici eliminate per Saronno. Arriva il primo ball per Anna Pirisinu. Secondo ball. Terzo ball per Anna Pirisinu. Guardiamo che in caso di quarto ball la giocatrice imbattuta può avanzare di una base, così come le altre qualora queste fossero in campo. Non è questa la situazione. Ed è quello che si è verificato in questa circostanza con Losada che avanza in prima base, lascia il posto a Priscilla Brandi. Ancora Pirisinu contro Brandi. Tabellone dice un ball, zero strike. E questo è il secondo ball ai danni di Anna Pirisinu. Terzo ball. Viene incitata dalle compagne Anna Pirisinu, non è un momento facile per la lanciatrice di Nuoro. E arriva il quarto ball. Anna Pirisinu, classe 98, ancora giovanissima. Tanto per Saronno, in battuta la numero 14, Giulia Longhi. Un ball, zero strike. Va Pirisinu e Longhi effettua un fuoricampo che vale 3 punti per Saronno. Raggiungono casa base la numero 3, la numero 35 e la numero 14. Rispettivamente Arianna Nicolini, Priscilla Brandi e poi la numero 14 Giulia Longhi. E adesso Brittany Abacerli
per la squadra ospite a guadagnare il box di battuta, mentre il punteggio recita 18-0 in favore di Saronno. Superiorità davvero schiacciante della squadra lombarda. L'auspicio per Nuoro è di vedere ben altro spettacolo nella seconda gara, se non altro sperare che questa sarà più combattuta. Pirisinu. Primo strike. Battuta oltre la linea per Abacerli. Due strike intanto, a rischio eliminazione la giocatrice con il numero 22. Stavolta è ball. Due ball e due strike, recita il tabellone luminoso. A buon gioco qui a Bacerli, che guadagna già due basi, si ferma lì la numero 22. Non rischia l'approdo in terza, perché nel frattempo Nuoro era riuscita a recuperare la palla. Continua l'azione offensiva di Saronno. E continua con la numero 25, Nicoletta Motta. Primo lancio è un ball. Anche il secondo è un ball. Due sono i ball, 0 gli strike al momento. Ricordiamo due giocatrici eliminate per Saronno. Terzo ball, ancora un lancio troppo alto. Eliminata Nicoletta Motta, inutile la corsa di Abacerli. Sono 5 i punti totalizzati da Saronno in questo quarto inning, che portano il punteggio sul 18-0.
Tre decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Care Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione, glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Care Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Rientriamo con la numero 18 per Nuoro, ossia Merichel Blessa. Sul box di battuta i primi due lanci operati per quanto riguarda invece Saronno sono di Veronica Comar, uno strike e un ball. Secondo ball per Veronica Comar. Secondo strike. Nulla di fatto dopo questo lancio. Stavolta è strike, eliminata Merichel Blessa. Prima giocatrice eliminata e sul box di battuta arriva la numero 6, Manoa Weigerts. La battuta di Comar. Vale il primo strike. Secondo strike. Ed è a rischio eliminazione anche la giocatrice olandese di Nuoro. Mentre si prepara anche la numero 4 Virginia Martini. Va Comar. Stavolta è ball. Va ancora Comar, un altro ball, due ball e due strike. Va Comar, la battuta oltre la linea di prima base. Nulla di fatto, due ball e due strike. Altro tentativo. Arriva il terzo ball,
non un bel lancio quello di Veronica Komar in questa circostanza. Adesso con tre ball e due strike diventa decisivo questo lancio ed è strike, eliminata Weigers e Martini guadagna il box di battuta, seconda giocatrice eliminata per Nuoro. Va Komar, il primo lancio è un ball. Strike, conferma il tabellone. Terza giocatrice eliminata e quarto inning che si chiude sul 5-0. Finisce qui dunque la prima partita con una classica situazione di manifesta superiorità, 18-0 per Saronno. Gli arbitri comunicano che la seconda partita si giocherà alle ore 8:20. Noi vi aspettiamo qui su Directa Sport per il racconto della seconda sfida tra Nuoro Softball Banco di Sardegna e Inox Team Saronno.